anche a te. Ciao, auguri a tutti, auguri alla squadra che studio. Ciao, ormai qua siamo una grande famiglia, virgola, per fortuna. Do il benvenuto al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che peraltro è in libreria con questo volume, una sorta di diciamo istruzioni per l'uso, perché ci sono, come tu giustamente sottolinei, tifoserie opposte molto malsane, molto pericolose sulla questione israelo-palestinese. Il libro si intitola Israele-Palestinesi in poche parole, paper first, ed è proprio con te, direttore, che vorrei analizzare questa notizia tristissima che abbiamo letto su tutti i giornali. È una notizia che, se non fosse vera, sembrerebbe uscita da un romanzo russo, da una tragedia shakespeariana. Tre giovani ragazzi rapiti da Hamas, poco più che ventenni, erano riusciti in qualche modo a sottrarsi alla prigionia, hanno chiesto aiuto, sono stati uccisi dall'esercito israeliano, anche se, diciamo, si erano presentati con un drappo bianco, erano a torso nudo. Adesso leggo che avevano scritto l'SOS con gli avanzi di cibo, un terzo è riuscito a scappare ed è stato freddato, ovviamente, e la questione ha sollevato un enorme scandalo, un'enorme disperazione nello Stato di Israele, ma ovviamente fa anche venire dei leciti dubbi sul comportamento dell'esercito israeliano, perché sono stati loro a uccidere i ragazzi che erano stati rapiti. Beh, è una notizia che non ha una logica spiegazione se non in un impazzimento di cui peraltro abbiamo vari indizi del governo israeliano, che evidentemente ha dato all'esercito delle regole di ingaggio inaudite, mai viste, perché non puoi scambiare una persona a torso nudo con un drappo bianco per un terrorista. Al massimo lo puoi scambiare per un civile palestinese, ma come fai a sparare a vista un civile palestinese a torso nudo con un drappo bianco? Evidentemente l'ordine è sparare a vista a qualunque cosa si muova, e questo spiegherebbe per quale motivo questa è la guerra che a memoria d'uomo ha fatto più vittime civili in assoluto. Non si ricordano altre guerre con così pochi militari o miliziani uccisi e così tanti civili. Di quei 18.000 erotti civili uccisi a Gaza in questi due mesi, i miliziani di Hamas erano qualche centinaio a dir tanto, ed è incredibile che si possa continuare ad andare avanti così senza che ci sia una sanzione. Ci sono raccomandazioni meritorie da parte degli americani, l'Europa la lasciamo da parte perché non esiste qui come non esiste sull'Ucraina, ma gli americani fanno delle grandi prediche a cui però non seguono delle sanzioni, anzi segue il veto il Consiglio di Sicurezza anche per le richieste di tregua. Va anche detto che ovviamente questo episodio, così come anche per la tragedia degli ostaggi e dell'uccisione, ricordiamolo, di 1200 inermi cittadini israeliani, ha ovviamente minato molto la credibilità di Netanyahu, il quale è davvero isolato, gliel'ha detto anche Biden. Ecco, l'avere un premier così debole in questo momento agevolerà la pace o invece al contrario la può rallentare, può rallentare un processo di pace? Ma di solito quando c'è una guerra si dice che il comandante in capo deve rimanere lì, qualunque cosa abbia fatto, comunque gli sia, deve rimanere fino alla fine della guerra. Questa invece è la classica guerra nella quale il comandante in capo è il principale problema, oltre ad Hamas, perché ha deciso di combattere Hamas con le armi della guerra tradizionale, cioè con l'invasione di terra e con i bombardamenti da cielo. E Hamas non ha un esercito schierato, per cui in una zona che è grossa come un decimo della Valle d'Aosta, perché la striscia di Gaza è un decimo della Valle d'Aosta, con 2,5 milioni di persone che non possono scappare perché i confini egiziani e israeliani sono chiusi, per cui continuano ad andare avanti e indietro senza sapere dove nascondersi e dove rifugiarsi, ovunque vadano non è sicuro, e ovunque tu colpisci dei civili scientificamente, ed è incredibile che gli venga consentito di farlo, quando ormai anche gli israeliani si stanno rendendo conto che Hamas non è stata nemmeno fiaccata. Forse un miliziano su 10 dei famosi 30.000 soldati di Hamas è stato colpito.
Il che vuol dire che ci vogliono cosa, altri 5 mesi, altri 6 mesi, ma è un massacro senza fine. Io credo che oltre alle prediche a questo punto ci vorrà qualche mezzo più coercitivo, qualche sanzione, un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra. A Putin ne hanno fatto uno per aver fatto molte meno vittime civili in un anno e mezzo. Credo che sia venuto il momento almeno di qualche sanzione nei confronti del governo israeliano, perché si liberi subito di Netanyahu, perché Netanyahu è purtroppo uno dei principali problemi. E sappiamo di quanto anche non una soluzione. Nel paese, in Israele, che è una democrazia viva, ci siano proteste, manifestazioni per la pace, insomma. Ma è isolato tutto, soprattutto al suo interno, esatto, oltre che a livello internazionale. Questa, esatto, è la cosa impressionante. Nel suo paese. Allora, vi ricordo Israele e palestinesi in poche parole, per appunto l'ultimo libro di Marco Travaglio.